Oggi com'è cambiato il concetto dell'arte? Ma ha seguito, se si può dire, l'evoluzione dei tempi. L'arte è un atto politico, anche quando passa attraverso una forma che sembra di evasione. L'arte è una domanda sul mondo, a cui poi altri dovrebbero rispondere. Quindi l'arte è problematica di per sé. E viviamo un tempo difficile, complesso, e dunque l'artista deve assumere con responsabilità un atteggiamento resistenziale. L'unico modo per reintrodurre un'etica del quotidiano che sembra mancare alla politica. A proposito della politica, quanto fa per l'arte, a suo giudizio? Il problema non è la quantità, è la qualità. In Italia ci sono delle istituzioni, dei musei, dei depositi di arte che coprono centinaia di anni. Quindi diciamo che la materia prima c'è, bisogna saperla raffinare, presentare e farla circolare, che l'arte è universale, non è territoriale. I suoi natali sono del Salernitano, un piccolo paese della provincia di Salerno, assolutamente. La provincia di Salerno è ricca di arte, di testimonianze storiche, però quasi è abbandonata a se stessa. Io ho fatto anche l'esperimento, l'esperienza a Padula, nella Certosa, per 5 anni ogni anno di fare una mostra, facendo in modo che gli artisti lasciassero le opere nelle celle. Quindi diciamo, ho creato un bel cortocircuito tra antico e contemporaneo. Così come a Napoli il museo obbligatorio, come lo chiamo io, ovvero una selezione di opere scelte da me nelle nuove stazioni della metropolitana. E lì ha concorso anche, ecco, la volontà politica, che è determinante quando si lavora con le istituzioni. E credo che abbiamo bisogno di questa, direi, sensibilità anche degli uomini politici, perché tra domande e risposte l'arte interroga e la politica dovrebbe risolvere. Internet, quanto ha modificato la percezione dell'arte? Ha sviluppato velocità ma anche indifferenza internet. Cioè, non sono i contenuti che contano, ma diciamo è la notizia di per sé. E quindi questo può creare anche un'indifferenza nella percezione, nel consumo e nello scambio.